20 maggio 2023, siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi Gesù, Giuseppe e Maria. Vi presento San Bernardino da Siena, tanto celebre, che appena 6 anni dalla morte proclamato santo. Nacque a Massa Marittima nel 1380 e morì all'Aquila nel 1444. Era un grande entusiasta dell'osservanza della regola. È uno dei fondatori della riforma francescana, detta dell'osservanza. Predicava in una maniera popolare, efficace, e portava dietro una tavoletta, poi la distribuiva, faceva fare delle copie, poi c'erano dei raggi di luce e c'era dentro un'ostia con Jesus Hominum Salvator, IHS, Gesù Salvatore degli uomini, e esortava a pizzicarla dietro le porte della casa. Molto devoto della Madonna, anche da ragazzino portava dei fiori, fu educato cristianamente, entrò nell'ordine francescano, grande predicatore, in volgare. Sono delle prediche sono state conservate perché uno le ha stenografate come poteva in quel tempo. E sono divertenti, significative, deliziose. Il Vangelo è tratto da San Giovanni, capitolo 16, versetto 23b, 28. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. Un bel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Questi brani scelti dalla liturgia, uno all'altro ci vede, c'è il solito ritornello che in San Giovanni ritorna sempre. L'unione del Figlio col Padre. Tanta unione che chi crede nel Figlio, vede il Figlio e crede nel Figlio, vede il Padre, e quello che compie il Figlio lo compie perché il Padre lo vuole, e quello che fa il Padre lo fa il Figlio. E così Gesù vuole anche per i suoi discepoli. Non parlate in modo velato, ma lo dico apertamente: chiedete quello che volete nel mio nome al Padre, anzi il Padre stesso ve li darà, perché voi avete creduto in me. Il segreto è di seguire Gesù, cioè vederlo, toccarlo. Noi abbiamo la fortuna, non solo con l'Eucaristia, ma nominando il nome di Gesù e anche il nome di Maria, per ottenere dal Padre quello che è giusto ottenere. E quando si parla di amare, amate, il Padre mio vi ama, il Padre vi ama come ama me, io vi amo come vi ama il Padre, questa ama è lo Spirito Santo. Già
stiamo apprezzandoci alla Pentecoste, il Signore ci fa intravedere che nell'amore c'è lo Spirito Santo. E noi vogliamo avere lo Spirito Santo. Avendo lo Spirito Santo abbiamo tutto, tutto quello che ci occorre, per il corpo e per l'anima. Alleluia. Il nostro cuore e la nostra mente si riempiono di stupore e di meraviglia. Dio ci ama come i suoi figli, perché abbiamo accettato Gesù, nostro Salvatore. E Gesù ci ha fatto suoi fratelli, ci ha battezzati nel suo sangue e ci ha dato lo Spirito Santo, l'amore, l'amore del Padre e del Figlio, che si riversa su noi povere creature, che vengono elevati alla divinità. Chiama l'amore eterno, perché ci vuole suoi per tutta l'eternità, una cosa sola. Nel nome di Gesù. Così diceva San Bernardino, nel nome di Gesù, nostro Salvatore, nel nome di Gesù, possiamo chiedere al Padre, come figli, la tenerezza, la compassione, il grande amore per noi e per gli altri. Riceviamo la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per avere la certezza e sentire la tenerezza dell'amore di Dio immenso, infinito, inesprimibile. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Specialmente per tutti quelli che credono in Cristo e che sono disponibili a credere in Cristo. Perché il Signore ama tutti. E noi dobbiamo dare testimonianza, amandoci e amando. Ci facciamo aiutare dal primo amore del mondo, la Madonna Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, il grande San Bernardino e tutti i santi e gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Gabriele, San Raffaele. Alleluia! Siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.